Fratelli e sorelle, celebriamo i divini misteri iniziando con la purificazione e con la incensazione di tutto il locale, in modo che facilitiamo l'entrata di tutti nella sfera del sacro per poter così gustare meglio la divina liturgia, ascoltare la parola del Signore e tradurla nella pratica della vita. Qual è la parola del Signore questa mattina? Sentinella, sentinella, che si dice nella notte, ecco, io sto al punto di osservazione giorno e notte. Viene il giorno, viene la notte. Poi di nuovo viene il giorno, viene il mattino e viene la notte. Convertitevi, convertitevi e ritornate al Signore. È un testo del capitolo 24 di Isaia. La sentinella nella notte spia. E poi c'è chi comanda, che domanda. Che cosa hai visto nella notte? Qual è il messaggio? Tu che vegli, il messaggio è questo. Viene il giorno e viene la notte. Viene la luce e viene vengono le tenebre. Ma il necessario è questo. Convertirsi al Signore. Ritornare al Signore. Perché la notte non ci sorprenda. Fratelli e sorelle, è il grido che questa mattina, come sentinella, io lancio a voi. Viene il mattino, viene la notte, e nella notte nessuno può camminare. Finché è giorno, convertitevi, dice il Signore, camminate nella via del giorno, perché io finché sono in questo mondo, io sono la luce del mondo. Convertiamoci al Signore con tutto il cuore. Il nostro ritorno al Signore non sia effimero, come spesso succede, ma sia un ritorno duraturo. È il Signore che parla, ascoltiamo la sua voce, non ci facciamo beffe di Lui, altrimenti il Signore si farà beffe di noi. Noi che siamo i Suoi fedeli, ascoltiamo la voce del Signore e siamo fermento, lievito di conversione in mezzo agli altri. Dite a tutti, il Signore vuole salvare il suo popolo. Convertiamoci e saliamo al monte del Signore. Purifichiamoci intanto delle nostre colpe, dei nostri peccati. Ne commettiamo ogni giorno. Domandiamo perdono al Signore. Purifichiamo le nostre coscienze. E attraverso questo atto, così di aspersione dell'acqua, questo atto sacramentale, purifichiamo le nostre coscienze dai peccati che abbiamo commesso. Dio eterno e onnipotente, tu hai voluto che per mezzo dell'acqua, elemento di purificazione e sorgente di vita, anche l'anima venisse lavata e ricevesse il dono della vita eterna. Benedici quest'acqua, perché diventi segno della tua protezione in questo giorno a te consacrato. Rinnovi in noi, Signore, la fonte viva della tua grazia e difendici da ogni male dell'anima e del corpo, perché veniamo a te con cuore puro per Cristo nostro Signore. Amen. Benedici, Signore, questo sale, come ordinasti al profeta Eliseo di risanare l'acqua con il sale, fa che mediante questo duplice segno di purificazione siamo liberati dalle insidie del maligno e custoditi dalla presenza dello Santo Spirito, per Cristo nostro Signore. Amen. Ore sarò più bianco della neve. Cancella il mio peccato e lavami
ogni mia colpa, purificami da ogni mio errore, purificami, o Signore, sarò più bianco della neve, il mio peccato io lo riconosco. Il mio errore mi è sempre dinanzi, contro te solo un peccato, quello che male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Purificami, o Signore, sarò più bianco della neve. Ecco l'acqua che è sgorgata dal Tempio Santo di Dio. E a quanti è giunta quest'acqua ha portato salvezza. È sgorgata dal tuo bianco, Cristo Signore, una fonte di salvezza che ci lava dal peccato e in tutto il mondo rinnova la vita. O Padre, che dall'agnello immolato sulla croce fai scaturire sorgente dell'acqua viva, purifica il tuo popolo, Signore. O Cristo, che rinnovi la giovinezza della Chiesa nel lavacro dell'acqua con la parola della vita, purifica il tuo popolo, Signore. O Spirito, che dalle acque del battesimo ci fai riemergere come primizia dell'umanità nuova, purifica il tuo popolo, Signore. Dio onnipotente ci purifica dei nostri peccati e per questa celebrazione penitenziale ci rende degni di partecipare alla mensa del tuo regno. Te lo domandiamo per Cristo nostro Signore. Amen. Adesso diamo l'incenso. L'incenso ci consente di purificare ancora da ogni ombra questo ambiente e di metterci nel clima del sacro. L'incenso sono le preghiere dei santi, come dice la scrittura. Noi ci uniamo agli angeli e ai santi nel dare lode a Dio. Salgo, Signore, come profumo d'incenso la mia preghiera. L'incenso viene dal monte Athos, è un incenso profumato alla rosa. Che il nostro amore salga al Signore. Purifica le mie labbra, purifica il mio cuore, purifica la mia mente, oh Signore. Purifica le mie labbra, purifica il mio cuore, purifica la mia mente, oh Signore. Gesù, 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 salvami, Gesù, 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 guardami, Gesù. Signore, salga per intercessione di Maria nostra madre, la primorante, questa preghiera a te, come è salito il fumo dell'incenso e invada la casa dove noi celebriamo, che diventa così casa di preghiera, la casa del Signore.
Beata sei tua Vergine Maria, che hai portato in grembo il Creatore del mondo, hai data la luce a colui che ti ha creato e rimani Vergine in eterno. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio, Padre misericordioso, soccorri la nostra debolezza e per intercessione di Maria, Madre Immacolata del tuo Figlio, fa che risorgiamo dal peccato alla vita nuova. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. In quel tempo, poiché una grande folla si radunava e accorreva a lui gente da ogni città, Gesù disse con una parabola: il seminatore uscì a seminare la sua semente. Mentre seminava, parte cadde lungo la strada e fu calpestata, e gli uccelli del cielo la divorarono. Un'altra parte cadde sulla pietra e appena germogliata inaridì per mancanza di umidità. Un'altra cadde in mezzo alle spine e le spine, cresciute insieme con essa, la soffocarono. Un'altra cadde sulla terra buona, germogliò e fruttò 100 volte tanto. Detto questo, esclamò: chi ha orecchi per intendere, intenda. I suoi discepoli lo interrogarono sul significato della parabola ed egli disse: a voi è dato conoscere i misteri del regno di Dio, ma agli altri solo in parabole, perché vedendo non vedano e udendo non intendano. Il significato della parabola è questo: il seme è la parola di Dio. I semi caduti lungo la strada sono coloro che l'hanno ascoltata, ma poi viene il diavolo e porta via la parola dai loro cuori, perché non credano e così siano salvati. Quelli sulla pietra sono coloro che, quando ascoltano, accolgono con gioia la parola, ma non hanno radice. Credono per un certo tempo, ma nell'ora della tentazione vengono meno. Il seme caduto in mezzo alle spine sono coloro che, dopo avere ascoltato, strada facendo, si lasciano sopraffare dalle preoccupazioni, dalla ricchezza e dai piaceri della vita e non giungono a maturazione. Il seme caduto sulla terra buona sono coloro che, dopo aver ascoltato la parola con cuore buono e perfetto, la custodiscono e producono frutto con la loro perseveranza. Parola del Signore. Lode a te, Cristo. La parola del Vangelo. Ecco, fratelli, abbiamo ascoltato la parola del Signore nella prima lettura e nella seconda, quella del Vangelo. Nella prima lettura il Signore ci invitava a riflettere. La chiesa di Efeso era la chiesa metropolitana, diciamo, di Asia, una chiesa fondata da Paolo, una chiesa ben costruita
molto solida, però con l'andarsi del tempo questa chiesa ha perduto il primiero fervore, si è intiepidita. Ed ecco la voce del Signore, scrivi all'angelo della chiesa di Smirne: io apprezzo tutto quello che tu hai fatto, ma il tuo amore è venuto meno. Si cominciava a verificare la profezia di Cristo: la carità di molti si raffredderà. Avviene continuamente questo nei giorni della prova e della tribolazione. La carità di Cristo si raffredda, l'amore di Cristo viene meno, il fervore decresce, manca l'entusiasmo, la fede si indebolisce, viene meno l'amore operativo, l'amore verso Dio, l'amore verso il prossimo. Ne sono indici la mancanza di preghiera personale, che sta a fondo ed è l'asse portante della vita nello spirito. Quando viene meno la preghiera personale, quando non si sta davanti al Signore e si sbraccia troppo, si va a destra e a sinistra anche per Dio, e tanto peggio quando ci lasciamo invischiare, come dirà Gesù nel Vangelo, dagli affari di questo mondo, quando manca il contatto vivo con Dio, quando cioè non c'è più la scala di Giacobbe, la quale ci consente di salire e di scendere al cielo con gli angeli, per attingere dal cielo la forza e di discendere dal cielo con gli angeli per portare agli uomini il messaggio di Dio. Quando manca la scala di Giacobbe, cioè questa preghiera intensa che ascende e discende, allora ecco che il fervore viene meno. Anziché fare la volontà di Dio, si incomincia a fare la volontà nostra. Anziché mettere in atto il progetto di Dio, il piano di Dio, si architettano piani nostri, disegni nostri, piani nostri, i quali non sopportano il peso e vanno in rovina. E perché il contatto con Dio si è reso meno stabile, meno forte, e non è più Dio che conduce la nostra vita, siamo noi che, interpretando a modo nostro la volontà di Dio, conduciamo avanti la nostra vita. Ecco perché viene meno il fervore di prima nei riguardi di Dio, e il contatto con Dio che si allenta: contatto nella preghiera, contatto nei sacramenti, contatto con le linfe della vita, contatto con la parola del Signore. Preghiera, sacramenti, parola sono tre modi con cui noi possiamo mantenere, alimentare questo contatto con Dio. La fede decresce e decresce la carità, si raffredderà la carità di molti. Lo accusiamo noi, lo vediamo noi ogni giorno nei nostri gruppi, lo vediamo noi nella nostra vita personale. Si raffredda la carità verso gli altri. Quel clima di amicizia che il Signore ha creato tra di noi, per cui ci interessiamo gli uni degli altri, ci aiutiamo gli uni gli altri, ci guardiamo gli uni gli altri nel Signore, questo clima di amicizia viene meno, soprattutto nell'ora della prova. Quanti ammalati nei nostri gruppi, i quali sono ignorati, non vengono aiutati nell'ora del bisogno. Quanti tentati di evadere
non sono aiutati dagli altri fratelli. La fratellanza viene meno perché viene meno la carità. Non ci sopportiamo più a vicenda e incomincia il giudizio che uccide. Incomincia la critica che corrode come un acido corrosivo, come acido muriatico, come acido nitrico, corrode la vita della comunità, inquina i rapporti tra di noi e scalza la vita della semplicità. Non diventiamo più i bambini quali il Signore ci vuole per comprenderci tra di noi e lodare insieme il Signore, diventiamo adulti acidi, critici, giudici gli uni degli altri. Non ci aiutiamo e non ci amiamo. E così raffredderà la carità di molti. Ed è quello che il Signore rimprovera appunto alla Chiesa di Efeso, che si gloriava di essere la Chiesa Madre, la Chiesa fondata da Paolo, la Chiesa che era la capitale. Efeso era la capitale della provincia dell'Asia, dominava sulle altre 6 chiese, si credeva Signore, eppure il Signore la rimprovera. Ravvediti, ravvediti, perché non venga io a togliere il tuo candelabro, la tua luce, non potrai più illuminare, sarai nella notte, ti scalzerò dal trono. Ecco, fratelli e sorelle, la parola che oggi il Signore ha dato. La Chiesa di Efeso siamo noi. Abbiamo perduto il fervore di prima. Abbiamo perduto l'entusiasmo di prima. È venuta meno la carità, l'amore verso Dio, l'amore tra di noi. E il Signore ci scuote. Sentinella che c'è nella notte. Sentinella che c'è nella notte, e la sentinella grida perché nella notte ha visto coppie di cavalieri che avanzano, coppie di cavalieri che avanzano nella notte e annunciano la disfatta. E grida il cavaliere, c'è di sentinella, convertitevi, convertitevi, viene il giorno, viene la notte, ma convertitevi e tornate al Signore finché è giorno, perché quando verrà la notte nessuno potrà muoversi. Fratelli e sorelle, questo grido mi esce dal cuore. Il Signore ha acceso questa parola da ieri e mi fermenta la notte, mi fermenta il giorno. Grida a questo popolo, convertitevi e tornate, figli buoni, fermatevi e camminate nella via della giustizia, interrogate gli altri sulle vie del passato, non andate per vie nuove, per vie che non conoscete. La via è una e questa via sono io vi ho chiamato, camminate a me, tornate a me, io camminerò davanti a voi, voi camminando dietro a me, voi sarete al sicuro, io sfonderò il muro, io aprirò la breccia e voi, mie pecorelle, camminerete dietro a me verso la salvezza. Oggi è la parola del Signore. Fratelli e sorelle, il Signore ci ha dato nella seconda lettura il messaggio della sua parola. Cosa abbiamo fatto noi dalla parola di Dio? Di questo seme divino che è Cristo, seminato dentro di noi, il seme è la parola, e la parola è una, la parola eterna, che esce dal grembo del Padre, e dal grembo del Padre viene in noi per produrre la vita. Cosa abbiamo fatto noi della parola di Dio? Quanta parola di Dio è stata seminata? Quanta parola di Dio è ascoltata? Quanta parola di Dio si è rivelata attraverso i segni e i miracoli in mezzo a noi? Che se ne è fatto dalla parola di Dio? Tanti lo hanno ricevuto questa parola,
come in una strada piatta sono venuti i corvi a beccare la parola, i corvi che sono avidi della parola di Dio per distruggerla nella perenne lotta che esiste tra il bene e il male, tra Cristo e il diavolo. Il diavolo sta attento alla parola perché sa che la parola è semente di vita e vuole uccidere la vita. Pertanto va in cerca dei semi, dei granelli che cadono lungo la strada, ai bordi della strada, e becca. Sono quelle anime le quali si lasciano beccare la parola di Dio prima che accestisca. Quanta parola di Dio è stata seminata, quanta parola di Dio è caduta, ma è caduta come su un terreno solido, duro. È venuto il sole e ha inaridito perché non aveva l'umore, oppure prima del sole è venuto il diavolo e ha beccato la parola. E poi ci sono quelli i quali hanno ricevuto la parola, ma in un terreno spinoso, è germogliata la parola, i buoni propositi, ci siamo messi in cammino nel rinnovamento, abbiamo lavorato, ma poi le distrazioni, la cura di questo mondo, gli affari di questo mondo, le preoccupazioni familiari, le preoccupazioni della casa, le preoccupazioni economiche, la vita di ogni giorno, il conversare con gli uomini, lo stare con gli altri di questo mondo, ci ha un po' mondanizzati, ci ha tolto la verve dalla vita spirituale, per cui noi abbiamo fatto inaridire la parola di Dio. Non è cresciuta, non è maturata, sono cresciute piuttosto le erbe cattive, le spine che hanno soffocato la parola per impedire che questa parola producesse il frutto di vita in noi. Sono parole di Dio, queste parole di Dio. E la parola di oggi a voi carissimi, a noi carissimi, oggi se ascoltate la parola del Signore non vogliate indurire il vostro cuore, perché verrà il maligno, toglierà questa parola ed è come se non fosse mai caduta. Ma se oggi ascoltate la parola del Signore, aprite il cuore perché questa parola accestisca, scenda in profondità e coltivate il vostro terreno. Dissodate, dice un testo di Isaia, dissodatevi con terreni incolti, dissodate la terra perché l'acqua scenderà a momenti, perché il sole risplende e la parola è caduta, la semente è caduta. Dissodatevi questo terreno perché io voglio che la mia vigna, che il mio campo germogli e dia frutto, perché voglio che voi ritorniate alla forza di prima, alla potenza di prima, perché voi siete il mio popolo, voi siete il gregge del mio pascolo, voi siete la mia chiesa. Io ho fondato il rinnovamento come un dono dato alla chiesa. Voi avete perduto la vostra incisività, non avete più ragione di esistere. Se voi vi intiepidite, se mancherà in voi la forza d'urto, se voi non impressionate più gli altri con la vostra santità di vita, se non siete più fermento, lievito, non avete ragione di esistere. Meglio che non esistiate, perché vi sviate per vie disastrose. Meglio vi incanalate nella via comune, nella via ordinaria, quella che sempre avete fatto. Non incamminatevi per un'altra via scabrosa, dura, difficile, ma bella, dove ci sono io. Avete perduto la vostra incisività, avete perduto il vostro fervore, non siete più quelli di prima. Queste cose ci dice il Signore. E allora ritornate, figli, al fervore di prima, altrimenti verrò e rimuoverò il vostro candelabro.
sono parole del Signore che noi dobbiamo ascoltare questa mattina e vogliamo pertanto convertirci e fare sul serio, perché altrimenti verrà il Signore, rimuoverà il candelabro, saremo nella notte, tutto sarà distrutto, tutto sarà cambiato, perché l'albero che non porta frutto è meglio che sia deciso. Egli ha posto ad altri alberi, il Signore potrà piantare altre piantagioni, può fare altre piantagioni alla Chiesa se questa non è riuscita. Fratelli e sorelle, ci troviamo in un momento cruciale. Il Signore ci chiama a rivedere le nostre posizioni e a produrre frutti. È il momento dello svecchiamento. Quelli che non se la sentono se ne vadano, ma quelli che se la sentono facciano coalizione tra di loro e camminino nella luce del Signore, perché il Signore ha premura, urge la battaglia, il Signore ha premura di forte, non ha bisogno di 10.000, non ha bisogno di 1.000, gli bastano 300, ma con i 300 egli sfonderà le porte nella battaglia, romperà le sbarre di ferro, sgominerà il nemico che avanza, ma ne sarà distrutto con 300, perché quei 300 hanno creduto al Signore e hanno combattuto con il Signore. Non è tanto il numero che ci interessa quanto la qualità che ci interessa. Meglio rimanere uno e non 10, se quei 10 fanno soltanto così apparenza, se quei 10 soltanto vegetano. Basta uno davanti al Signore. E allora, o volenterosi, o uomini che avete ascoltato la voce di Dio, rinserrate, unitevi e camminiamo insieme nella luce del Signore. Saliamo sul monte, prendiamo il legname, costruiamo la casa di Dio che siamo noi, incendiamo il mondo con la nostra preghiera, con la nostra attività, col nostro fervore. Cambiamo vita nel modo di pensare, nel modo di vestire, nel modo di mangiare, nel modo di comportarci tra di noi. Dobbiamo essere diversi dagli altri, vestiamo l'abito di penitenza, diamo dei segni visibili, non ci contentiamo di parole o di preghiere che si moltiplicano, sono sempre le stesse. Non sono tanto i gesti materiali quanto il cambiamento di vita che interessa al Signore, ed è quello che inciderà in mezzo agli altri, inciderà nella battaglia che si sta svolgendo tra le forze del bene e le forze del male. Siamo noi i cavalieri di Dio, siamo i soldati del Signore, combattiamo la battaglia di Dio e noi vinceremo. Alleluia. Alleluia. Proverbi 1:23. Volgetevi alle mie esortazioni, ecco io effonderò il mio spirito su di voi e vi manifesterò le mie parole. Ecco, il Signore dice: volgete lo sguardo all'esortazione che vi è stata fatta. Io sono in mezzo a voi, io vi darò il mio spirito. Non dovete confondervi, avete una forza, io vi assicuro la mia presenza, io vi assicuro la vittoria, perché il mio spirito vi guiderà. Adesso Gioele 4.
5, no? 9-10. Come? 9-10. Proclamate questo fra le genti, chiamata la guerra santa, incitate i prodi, vengono, salgono tutti i guerrieri, con le vostre zappe fatevi spade e lance con le vostre falci, anche il più debole dica, io sono un guerriero. Svelte, venite o genti tutte, dai dintorni e radunatevi là, Signore fa scendere i tuoi prodi. Ecco, fratelli e sorelle, il Signore ci invita. Il Signore è qui, tutti. Mettiamo tutte le armi in mano. Tutti siamo guerrieri. Non c'è nessun debole. Non c'è nessuna donna in mezzo a noi. Ossia, non c'è nessun debole in mezzo a noi. Siamo tutti guerrieri con la corazza, con la spada in mano. Radunatevi. E poi c'è la bella preghiera. Signore, fa scendere i tuoi prodi in battaglia. E quando è il Signore con noi, noi combatteremo la guerra del Signore e vinceremo per Lui. Alleluia. Geremia 4:2. Il tuo giuramento sarà per la vita del Signore, con verità, rettitudine e giustizia. Allora i popoli si diranno benedetti da te e di te si vanteranno. Dice il Signore agli uomini di Giuda e di Gerusalemme, dissodatevi un terreno incolto e non seminate tra le spine. Circoncidetevi per il Signore, circoncidete il vostro cuore, uomini di Giuda, abitanti di Gerusalemme, perché la mia ira non divampi come fuoco e non bruci senza che alcuno la possa spegnere a causa delle vostre azioni perverse. Fratelli e sorelle, ecco il Signore tuona e ripete le stesse cose. Il Signore ci dice che ognuno faccia il suo giuramento di fedeltà al Signore, ma con verità, rettitudine e giustizia. E poi il Signore ci dice benedetti, benedetti, perché siamo suoi, però dobbiamo dissodarci il terreno incolto, dobbiamo seminare ma non nelle spine, e dobbiamo toccare il cuore di Gerusalemme. Parla al cuore di questo popolo, fa che circoncide il cuore. Circoncidetevi per il Signore, uomini di Giuda. Ecco, fratelli e sorelle, quello che dice il Signore questa mattina, lo dice a me, lo dice a voi, a ciascuno di voi, e per mezzo vostro, perché voi siete come una cassa che risuona, come un eco, che dovete essere dalla parola di Dio, dovete farlo sentire agli altri. Quest'eco si diffonda in tutti i gruppi. Il Signore ci chiama, rispondiamo di sì al Signore. Alleluia. Alleluia. Se noi saremo uniti, saremo l'armata del Signore, un'armata invincibile, ma uniti in Cristo Signore, senza lasciare spazi vuoti, fessure tra di noi, perché il nemico si infiltra tra le fessure. Dobbiamo essere compatti, dobbiamo formare l'armata invincibile del Signore e dobbiamo purificarci. Per cui purificazione e unione. Ecco le due parole che dovete imprimere nel vostro cuore. Purificazione profonda e unione profonda. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, purificati da ogni male, sicuri da ogni turbamento, attendendo che ti compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria dei secoli.
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donano unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Ancora una volta cantiamo il canto dell'unione, il canto dello shalom, il canto della pace, il canto dell'amore tra i fratelli, e ci daremo il segno sacramentale, il bacio santo, perché è un segno sacramentale, non è un bacio umano. Ecco perché è un bacio composto, è il bacio del padre che viene trasmesso al fratello, e con cui il padre significa: ti ho perdonato i tuoi peccati, ti riconosco per figlio. Ecco il valore del bacio. Adesso c'è, lo mandiamo al Signore. Di ascoltare la nostra preghiera per tutti i nostri fratelli infermi, ma preghiamo il Signore perché ci voglia guarire. Nell'esercito del Signore non ci possono essere ammalati, siamo tutti combattenti, abbiamo le armi in mano e dobbiamo guerreggiare, e pertanto ammalati non ce ne possono essere. Scendono i prodi, aveva detto il Signore. Il Signore chiama i suoi prodi a battaglia. E allora il Signore ci deve guarire. Dobbiamo scegliere il Signore questa mattina. Ecco il testo del Deuteronomio 30, versetto... Come? 1.30. Il Signore stesso vostro Dio che vi precede combatterà per voi, come ha fatto tante volte sotto gli occhi vostri in Egitto. Ecco, il Signore ha confermato, già messa sulla mia bocca prima di leggere il testo, questo combattimento. Dobbiamo combattere, e una volta che siamo dei combattenti dobbiamo essere in buona salute. La cattiva salute del corpo riflette sulla salute dell'anima. Ecco perché chiediamo al Signore la guarigione e dell'anima e del corpo in vista del combattimento. Qualche volta gli ammalati possono combattere, perché la malattia, la sofferenza, può essere un'arma potente nella mano di chi sa usarla. Se il Signore vuole mantenerci la sofferenza come arma, ebbene sappiamo usare quest'arma. Ma se il Signore ci dà la buona salute, lo ringraziamo ugualmente, noi lo chiediamo. Salute dell'anima e salute del corpo. Signore Gesù, ti preghiamo questa mattina di risanarci. In questo momento abbiamo celebrato l'Eucaristia, ci siamo cibato del cibo dei forti, e vogliamo rimanere in questa forza che tu ci hai dato. Il nostro cammino è lungo, la nostra battaglia è dura, e vogliamo, Signore, che tu ci guarisca totalmente, nella mente e nel cuore, nell'anima e nel corpo. Dite agli smarriti di cuore: coraggio, il vostro Dio viene a salvarvi, il vostro Dio viene a risanarvi. Ecco, io risano le vostre braccia, io consolido le vostre ginocchia, le vostre braccia perché possiate operare, e le vostre ginocchia perché possiate camminare. Abbiate forza, dice il Signore. Voi siete uomini che sperate in me. I giovani come i vecchi si stancano, ma chi spera nel Signore vola come aquila. Non si arresta mai, cammina, corre, perché il Signore è con chi spera in Lui. Cantiamo questo canto
e poi facciamo la preghiera di intercessione per gli altri ammalati. Intercediamo, fa di noi potenti intercessori, o Signore, fa che noi gridiamo a te per i nostri fratelli infermi, per quelli che sperano nella preghiera di questo gruppo, di questa comunità. Noi vogliamo interporre le preghiere di nostra Madre Maria, lei sì che è potente, ma noi vogliamo associarci a lei. O Signore Dio, ascolta la preghiera dei tuoi figli per quelli che sono lontani,